Centinaia di agricoltori della Coldiretti provenienti da tutta la Puglia, in particolare da Foggia e da Bari, le due province leader nella produzione di grano e dalla Basilicata, hanno presidiato il varco della vittoria al porto di Bari. L'iniziativa è stata organizzata per salvare il grano pugliese ed italiano dagli scarichi quotidiani di ingenti quantitativi di prodotto straniero. Tir e camion carichi di grano appena sbarcato nel porto vengono verificati dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, che dopo il controllo di documenti a bordo dei mezzi stanno compiendo una prima analisi delle micotossine attraverso un kit innovativo all'interno della postazione mobile. Si sta verificando la possibile presenza di tossine e altri patogeni causati dal trasporto in stiva del grano destinato al consumo umano. In 7 mesi, nel periodo tra luglio 2015 e febbraio 2016, secondo i dati diffusi dall'Associazione Agricola, è stato scaricato nello scalo marittimo barese 1 milione di tonnellate di grano arrivato da Canada, Turchia, Argentina, Singapore, Hong Kong, Marocco, Olanda, Antigua, Sierra Leone, Cipro e spesso triangolato da porti inglesi, francesi, da Malta e da Gibilterra. Siamo qui oggi perché dopo il 9 febbraio abbiamo chiesto maggiori controlli per il grano importato. Siamo qui perché continua ad essere troppo basso il prezzo del grano pagato alle nostre imprese che continuano a vendere sotto i costi di produzione. Siamo qua perché accompagniamo la forestale a fare dei controlli che sono assolutamente controlli legittimi e dovuti nei confronti dei consumatori, che devono avere la certezza che il prodotto che entra in questo paese è un prodotto che abbia la qualità giusta per essere poi lavorato dall'industria della pasta e dall'industria del pane. Quindi noi oggi svolgiamo un'attività insieme alle nostre imprese che ci sono venute qui nuovamente ad accompagnare in questa esperienza. Per la prima volta, da quello che è memoria storica, ci sono questo tipo di controlli fuori dal porto. Qui anche perché il Corpo Forestale ha dato una risposta alla nostra richiesta di fare dei controlli ancora più accurati sulla qualità di questi grani. Siamo qui per riaffermare la necessità di maggiore trasparenza e garanzia della tracciabilità dei nostri prodotti, in maniera tale che sia il consumatore ad andare a scegliere cosa andare a comprare, se vuole prodotto estero o vuole prodotto italiano. Non possiamo chiaramente ammettere che l'introduzione sul mercato italiano, in particolare quello pugliese, di grani provenienti dall'estero porti a far perdere ai nostri produttori il 25% del valore del prezzo rispetto al momento della trebbiatura. È inammissibile, perché questo significa andare al di sotto dei costi di produzione. Le materie prime come mais, grano, riso, soia e arachidi possono essere contaminate da micotossine in particolari condizioni di trasporto e conservazione. Un'analisi più approfondita per accertare la reale qualità del grano e la presenza di metalli pesanti sarà poi effettuata dai laboratori pugliesi. Le micotossine sono metaboliti tossici prodotti dalle muffe e possono avere effetti acuti e cronici sulla salute degli esseri umani e degli animali, quindi l'analisi in alimenti è necessaria e spesso richiesta dalla normativa. L'obiettivo dei controlli è accertare anche la qualità del grano straniero impiegato nella produzione di pasta e pane. Su tali prodotti negli ultimi mesi diverse sono state le indagini espletate dal Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato di Bari su delega delle procure di Bari e Trani.